qualche giorno fa. L'ho trovato! Inseguiamolo! Chiami duello? No! Lo chiamo perdere un duello, Glob! Qui, eh? Va bene, io mi metto qui. Facciamo in fretta o perderà la testa. Ammetto che l'idea mi appena. Acceca tutti i suoi occhi e la bestia non ti vedrà. Brog. Sono meglio dei Tark come te. Mostrerò a tutti quanto poco valgano. Ehi!
cazzo di manovra! Un degno avversario! Tempo di reagire! Sbattetelo a terra! Ai vostri trolli! Appenderemo il tuo cadavere a Narcos! Lascia in vita il boia. Lui sa cosa dobbiamo fare. L'hai già provato! Non mi fregherai con dei semplici trucchi. Quel Tark è mio! Nanitirtela! Flamingo, questo sì che è un lavoro di squadra, eh? Vai, prima che io cambi idea. È il nostro accordo. L'accordo finisce qui. Boh, se insisti, ma pensavo che... Va bene. Aspetta, aspetta, Flamingo! Guarda qui. Quando il comandante saprà della mia vittoria, mi vorrà come guardia del corpo. E io cosa ci guadagno? Un traditore è sempre utile. Io mi occuperò di uno dei comandanti. E tu uccidi gli altri quattro da solo. Poi ci rincontreremo al campo di addestramento. Farò in modo che il comandante sia lì quando tu sei pronto. Che ne dici? Fai in modo di tenerti la testa sul collo stavolta. Ma certo, cioè è il mio piano. Orchi. Ratbag ci ha fatto scalare le gerarchie senza pensare al pericolo. Possiede un'inclinazione naturale al fallimento. Avete mica visto quel fantasma che ci sta spiando? No, niente. C'è qualcuno nascosto lì. Ah!
cavalieri si meriterebbero. Rimenati, verme! Profana un altro cadavere e il tuo li raggiungerà. Mostrami un altro tesoro dei tuoi sogni. Sì, ci faremo valere, lucente signore. Vedrai che siamo tuoi amici. Portaci lì. Sì. Presto. Venite. Forza. Devi seguirci, lucente signore. Andiamo ai manufatti. L'ultima volta non c'erano orchi qui, no. Ma sono come ratti. Kibub era lento, io no. Prova a fuggire come i suoi schiavi. Non ti prenderò. Uccerò direttamente. La 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 la. Lassù, uccidili! Quegli schiavi corrono. Lucente, signore, ci porterà il tesoro. Sì, noi lo vediamo e lui ci premia. Lassù, lassù, dei cattivi. Ci piace, lucente, signore, regale. Buon profumo, come di pesce. Ma c'è anche Ramingo bugiardo. Brutto Ramingo, puzzabba. Ci fa male, ci ha derubati. Come i Baggins, Baggins. Ce lo mostra e lo prendiamo. Ce lo mostra e poi lo ruba. No, no. Noi glielo prendiamo. Lo prendiamo da... Oh, sono affilati. Non fanno male. Non fanno male. Belli affilati. Mostraci, lucente signore. A tuo amico sembra piacere metterci in pericolo. Ne vale la pena per svelare il mio passato.
così bel regalo. Che regalo? Ma dov'è il tesoro? Adunque, vieni qui! Lucente signore! Talion! Lascialo! Perché inseguiamo questi sogni? Non danno risposte, solo altre domande! Questi non sono solo sogni, Talion. Il mio potere cresce ad ogni visione. Il padrone ci protegge. Il ramingo deve andare. È pericoloso qui. Lo aspetteremo alla torre antica. Dul! Mezz'uomo, Gollum, ci tradirà e ci consegnerà alla mano nera appena ne avrà l'occasione. Non ama l'oscuro signore. Quella creatura sarà importante per il destino della Terra di Mezzo. Lo sento. E dov'è? Il tuo amico è un bugiardo o un codardo? Forse è per colpa delle tue minacce. Andiamo a cercare il tuo prezioso tesoro. Ah, il piccolo mostro non è qui. L'aquila caccia le sue prede dall'alto. Faremo lo stesso. Queste torri non furono costruite dall'oscuro signore, ma contro di lui. Ora sono rovine, sepolte nell'ombra. Raug. Mi servono almeno 20 uomini per abbatterlo. Allora troveremo un altro modo.
Precipitarsi nella grotta ci porterà dritti in bocca ai Grauk. Una freccia al posto giusto è quel che serve. Notevole, Talion. Questo distrarrà il Grauk per un po'. Qui la morte ammorba l'aria. Ghoul. La cosa non mi sorprende. Pare che il Graug abbia vinto il duello contro i Karagor. E ora è pronto per un altro. Creature della notte, partorite dal ventre della terra. Solo tu sei capace di tanto, Celebrimbor. Celebrimbor. Il grande fabbro della seconda era. Ne ho sentito parlare. Ora ricordo il mio nome. Ho cambiato la storia della Terra di Mezzo, forgiato gli anelli del potere. Fuggi, sciocco! Thank you.
Finalmente! Sono io il responsabile di tutto questo. Ecco perché Sauron mi vuole. No! No! Innocente signore è buono! Ci protegge! Chiudi quella bocca! Cattivo Ramingo! Non conosce il lucente signore! Conosco la sua leggenda. Sauron ti ha ingannato perché forgiassi gli anelli. Ha torturato sia te che i tuoi. Il tesoro! L'ha fatto il padrone. Non rammento nulla di tutto ciò. Che importanza ha? Il padrone deve ricordare. Si deve. Noi cercheremo altri tesori. Sì, sì, sì. E poi ci porterà da lui. Mi aggrappo a stralci di memoria, anelli del potere. 9 agli uomini, rovinati dal loro potere, divennero gli spettri dell'anello. Sì, i Nazgûl. Ma i Nazgûl furono distrutti. Come molti di coloro che toccano gli anelli del potere. Sentite, non c'è bisogno di nuove ferite oggi. Questi uccelli mangiano già abbastanza. Maledetti! Quando sarò comandante, questi uccelli mangeranno voi! Hai visto? Puoi tirarmi giù. Sto bene. Non mi sono fatto niente. Senti, so cosa stai pensando. Non è stata colpa mia. Vado dal capo a dirgli che ho ucciso la guardia del corpo. Quello si gira e ha la faccia identica al verme che abbiamo appena ucciso. Gemelli! Chi l'avrebbe detto? Devi farti vivo per prendere il posto del comandante morto. Ma il comandante non è morto. Lo ucciderò io! Oh, buona idea. Allora ti seguo. Oh, funziona. Una piattaforma d'addestramento. Vediamo come se la cavano davvero i soldati del comandante. Scuoti una gabbia e tira fuori la bestia. Visto ficcare un braccio. Se Ratbag riesce a diventare comandante, sarà solo questione di tempo, prima che ci conduca alla Mano Nera. Ratbag ha ucciso Goroth e pure il Boia. Com'è possibile? Quelli erano degli Uruk fortissimi. Non ci credo. Che Goroth sia morto è un conto, ma pure il Boia? Se Ratbag è davvero un campione, mi taglio la gola da solo. Ratbag ha massacrato i capitani. Forse è un vero Uruk, in fine conti. Il comandante era fuori di sé per la morte di suo fratello. Più che altro perché l'ha ucciso Ratbag. Credo di aver sentito qualcosa. Lumano! Inseguiamolo, forza! Battiti con me! Che c'era in te.
non supererai mai. Appenderemo il tuo cadavere a Narcos. Non muoverti. Ti faremo a pezzi. Smettila di provarci. Non è affatto finita, Tark. Finalmente sono un comandante! Ramingo, abbiamo vinto! Ora rispetta il nostro accordo. Oh, stai tranquillo. Il comandante Ratbag farà in modo che nessuno rovini il tuo piano. Bene. Ma non posso parlare per gli altri comandanti. Non preoccuparti di loro. Mi daresti la tua... Mi serve una lama migliore. Sia maledetto. Se è magia degli spettri, dobbiamo davvero tenere gli occhi aperti. Mettiti comodo, Talion. Da questo qui abbiamo ottenuto informazioni preziose, prima che perdesse la testa. Questi orchi non sanno nulla. Stiamo perdendo tempo. Perdendo tempo? Abbiamo scoperto dove nascondono la polvere esplosiva. E cosa vuoi che me ne faccia della polvere esplosiva? Fa parte del piano, amico mio. Mi interessa solo ciò che ci condurrà alla mano nera. Sei ansioso di trovare la mano nera? Nessun problema. Ti porterò da lui. Con un po' di fortuna, gli Uruk non hanno ancora scoperto la polvere esplosiva.
Dovremmo liberare i miei uomini per scoprirlo. Credi che la polvere esplosiva possa stanare la mano nera? Lo spero. Il nemico è al fosso degli Uruk, dove molti dei miei sono prigionieri. Prego che anche Erin si trovi lì. Io mi occuperò degli Uruk. Potremmo usare una tattica più furtiva e metterli fuori gioco usando la loro debolezza. Il Grog. Hai mai sentito parlare dell'Itlas? È tossico, nonché perfetto per avvelenare gli orchi. Seguimi. Quando disertai dal Cancello Nero, mi ammalai. Fu Erin a guarirmi. È per lei che ti sei unito alla tribù? Mi sono tutti cari, ma lei di più. Non sono molti gli accampamenti in cui possono aver portato Erin. Credi che possa essere qui? Me lo sento. Spero per te che sia vero, Irgon. Io starò di guardia. Stai attento, Ramingo. Quando vedo quel Tark Ramingo, lo faccio soffrire. Non avremmo dovuto torturare gli umani così tanto. Perché hai lasciato quei pellemolle morti per terra? Il capitano mi ha mandato a caccia di Karagor. Ho notato che ti stai allenando a colpire il nemico alle spalle con l'ascia. È perché tutti i nostri nemici scapperanno di fronte al nostro potere. Avresti dovuto vedere come uno dei nostri cacciatori ha ridotto un pelle molle ieri. C'è qualcuno che si nasconde? Io non perdo mai! Spingiamo giù! Sangue e dolore! Più avanti ci sono altre piante. Seguimi. Dove hai trovato la polvere esplosiva? L'ho comprata da un nano iracondo. Gli abbiamo preso la polvere e gli abbiamo lasciato le nostre impronte. Ragionevole, no? Ti sei rivelato un comandante capace per essere un disertore. Solo perché lascio il lavoro duro a persone come te. Sta arrivando un comandante e pare che sia una vera carogna. Una volta l'ho visto combattere e non ne ha lasciato vivo uno. Bene. Finalmente toglierà di mezzo quel Tark puzzolente, una volta per tutte. Ho sentito la creatura di cui ci hanno parlato. Hanno usato un po' in giro. A Mordor perfino i fiori sono letali. Ci sono cose molto peggiori dei fiori qua giù. Non mi importa di Ondrak. Si meritava di morire. Gli sta bene. Così impara ad essere così lento con la spada. Avrebbe dovuto accorgersi del Graug e stare pronto. Però è stato bello vedere le facce dei pellemolle quando le budella di Ondrak gli sono finite addosso. Oh.
Non credevo che Sauron sarebbe mai tornato. L'oscurità sta calando su Mordor. Presto non soccomberle sarà impossibile. Quando capimmo di non poter sconfiggere gli orchi, cominciammo a vestirci da schiavi. Ci infiltravamo negli accampamenti per liberarli. Molto audace. Forse, ma per lo più finivamo in catene anche noi. Almeno avevamo il costume adatto. Quando venni salvato dai reietti, mi dissero che c'eri tu a capo di quelli mandati a catturarmi. Mi sono offerto volontario. I nostri raminghi ti avrebbero ucciso. Non potevo permetterlo. Quassù. Abbiamo quasi tutto il veleno necessario. Sono impaziente di vederne gli effetti da vicino. Questo dovrebbe bastare. Ora devi solo avvelenare il Grog. Non sentiranno l'odore del veleno? No, ma se ti vedono, dubito che lo berranno. Gli Uruk si trovano al cancello principale. Per il bene dei miei, resta nell'ombra. Radunerò i miei uomini e aspetterò. Saremo pronti a prendere la polvere quando il campo sarà libero. Ricorda, Talion, non farti vedere. Questi Uruk hanno ucciso schiavi per molto meno. Lasciamolo pure gironzolare. Magari calpesta un paio di buchi. Cos'erano quelle urla orribili poco fa? La pattuglia aveva quasi preso quel vermiciattolo che ci sta spiando, ma poi gli è scappato di nuovo. Io non ho paura dei cani. La prossima volta che ne trovo uno, imparo a cavolare. Basta uno per farti a pezzi. Senti, parli del falso. Ho sentito di nuovo degli strani rumori. Anche noi. Hanno terrorizzato gli schiavi. Non piace molto, Nefimo. Secondo te? Chi lo sa, e chi se ne frega? Qualunque cosa sia, la uccideremo quando la vedremo. Avete visto quella creatura strana? Quella che ci gira intorno e ci spia di nascosto? Hanno cercato di uccidermi migliaia di volte.
Anche se mi tagli la testa, me la riattacco e continuo a combattere. Tenete gli occhi aperti nel caso in cui arrivi il senza morte. Se lo uccidiamo, saremo tutti capitani. Al diavolo! Voglio essere comandante! Se lo uccidiamo e non si rialza, usciremo da Mordor di fianco all'oscuro signore in persona. Dicevano di essere diretti al passo di Kirithumbra. Per forza che brucia così bene. Ma se sei armato solo di balestra, devi sperare di ammazzare il dico fin lontano. Ah, che puzza! Mi sorprende che riescano a berlo. L'hai avvelenato! Non mi resta che attendere. Vieni con me. No, no. Vieni con me. No. Forza. No. Sono io!
Temevo di non rivederti più. Lo sapevo che eri viva. Lo sapevo. Ci saranno altre battaglie, Talion. Ma troveremo la pace. Che il capitano voleva usare per la nuova fortezza. Arrivano, arrivano. Solo la roccia resiste all'inondazione. Resiste alle ondate del comandante e lui ci affronterà. Nell'arsenale di Nul. Il senza morte crea problemi. Secondo me non era niente. Torna qui e combatti. Ci risiamo! Penso che tu sia un problema! Via e riprova! Riprovarci è da perfetti idea! Comandi più. Deve superare la nostra guardia. Eccolo. Impegnati un po'. Finora mi hai molto deluso. E io che avevo anche affilato la mano. Eccolo! Aspetta, sento uno dei... Torniamo al lavoro. Non puoi sconfiggerci tutti. Fermo! Ravingo! Componiamo una sinfonia di ossa rotte e di arti mozzati. Sei pronto? Pronto? Via!
uccidere, tranquillo. È stato il vento. Cos'è stato? Arrenditi! Non muoverti! La sua spada con i vostri corpi! Colpitelo! Morirà dissanguato! Fermo dove sei! È il tempo di uccidere! Hai fatto un grave errore! Ormai sei nostro! Prendetemi! Pronto ad assaggiare le nostre... Sono troppo forte per te! Non muoverti! Prego che ti uccida! Fate abbattetelo! I miei Uruk vi faranno pezzi! Niente male! Ma stavolta affronterai un vero comandante! Arrenditi, verme! Bro, verme! Chiederò al mio padrone di lasciarti vivere, così potrò sbudellarti lentamente e farti urlare. Hai fatto un grave errore! Resta lì! Non vincerai mai! A noi vittoria! A te la morte! Giovane! Ai vecchi tempi gli uomini sapevano combattere. Ora siete tutti deboli! Uccidiamo l'umano! Ho sentito
vuoi farmi male? Non ora, né mai! Attenzione! Pronto ad affrontarci tutti! Credo che sia laggiù! Il ramengo! È ora di finire! Bestia! La mia guardia dal corpo! Ti uccide! Dobbiamo fare armi militari, se si è già rovinata la mano.
Ti preferisco a terra! Pronto ad assaggiare le nostre lame? Sei mio! Morirai dissanguato! Aspetta. Ti annienteremo. Non muoverti. Tutti insieme. Prima mi è arrivata una folata d'aria fresca. Che schifo! Vedevo l'ora di provare la mia arma. Non muoverti! Prego che ti uccida! Ho visto qualcosa. Ti ho preso! Cavolo! Ritirata! Adesso le prendo!
pare che dovremo trovarci una battaglia contro tutti. Sangue rosso! L'ho capito alla prima occhiata. Voglio il tuo sangue! Hai commesso un grosso errore, Rambo! Implora di morire! Siamo troppi! Vuoi vincere? Hai sempre paura di tutto! Memoria corta, eh? Sturati le orecchie. Senti, sei una cosa che non è giusta. No, ti prego, hanno bisogno di me! A Sauron servo vivo! Sei debole! Ok, Dimbalato! Troppo prudente per affrontarti direttamente. Dobbiamo trovare un vantaggio e colpire. Spargi la luce. La resistenza sarà qui a breve. Preparatevi a fuggire. Grazie. Grazie davvero. Quando avrete? Non lo so per certo, ma presto. Sicuramente entro le prossime 3 notti. Non sono stato furbo come i miei figli. Sono fuggiti molto prima che tornassero gli orchi. Ma allora chi mi avrebbe tenuto con te? Zog. Ci serve una bella caccia. Inseguire gli schiavi, intrappolare Karador o Graug è uguale. Kuga. Thank you.
ti prende. Non avrai paura di me. Sentito? L'ho visto! Flamingo! Come sei entrato? Ci spiavi, piccolo pezzo di Shrek? Ora ti cavo gli occhi! Sono troppo astuto per quel trucco. Esporremo. Flamingo! Sauron ci guarda, sì. Lui guarda sempre. Mi serve aiuto! Non mi fregherai così. Sei talmente inutile. Non resistermi! Uccidi il gregge e il toro caricherà. Una settimana fa mi hanno detto che avremmo marciato a nord, ma siamo ancora... Non so può accendere il segnale! Ti divorerò! Quello che si nasconde.
vero che volevo uccidere. Quando gli Uruk si uniscono, niente può batterci. Bene, allora, che lo scontro abbia inizio. Bene, colpevole. Se non fosse impossibile, direi che hai sangue Uruk. Dovrei controllare e scoprire di che colore è. Hai fatto un grave errore! State lontani, cosa vi darà fuoco! L'ho visto! È lì! Ah! Ramingo! Lascialo a me, padrone! Gli farò implorare pietà! Ti ucciderò personalmente! Non puoi farmi male! Cosa sta? Ah, Shrek! Ci rivedremo e avrò la mia vendetta! Non puoi fregarmi così! Riprovarci è da perfetti! Uno di noi due morirà.
sapere che stiamo facendo un buon lavoro. Tanto verrebbe a mostrarci cosa vuol dire essere forti, staccandoci la testa.